fatto di essere riuscito a organizzare un convegno così importante proprio in Calabria vuol dire che è migliorata la qualità dell'offerta formativa in Calabria, che c'è gente credibile anche a Catanzaro che è in grado di interagire e di interloquire con scienziati di tutto il mondo per poter migliorare la tecnica di indagine per arrivare poi al risultato finale che sia sempre più di prova e non di indizio. Anche il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, è intervenuto al 27° congresso dei genetisti forensi italiani per la prima volta in Calabria nell'auditorium del campus universitario venuto a Catanzaro. Scienziati forensi, rappresentanti della magistratura e delle forze dell'ordine si sono confrontati a 360 gradi sulle tecniche e le strategie per affrontare la lotta al crimine, passando per una corretta gestione della scena del crimine, tema sul quale si è soffermato il generale Luciano Garofano, già comandante del RIS dei Carabinieri di Parma. Generale, come viene gestita la scena del crimine? La scena del crimine ancora non viene affrontata e gestita con quell'attenzione che dovrebbe, soprattutto in funzione appunto della sensibilità delle tecniche. Quindi dobbiamo trasferire a tutti gli operatori e alle organizzazioni la necessità che quelle operazioni siano effettuate attraverso la severa adozione di linee guida che consentano di rispettare quella scena, di documentarla e di garantire che tutte quelle tracce poi abbiano una effettiva idonea catena di custodia. Sul futuro della genetica forense, partendo dall'evoluzione degli ultimi 30 anni, si è concentrato invece il professore Bruce Badol, già direttore dei laboratori dell'FBI. Altre possibilità saranno quelle di utilizzare metodiche indirette come l'analisi microbica dei microbi della pelle oppure di altri distretti del corpo, identificare gemelli identici, cosa che adesso non è possibile, oppure eseguire un'autopsia virtuale attraverso la genetica per stabilire le cause di morte improvvisa. Rossella Galati per la CNews 24.